La prima palla alzata qui in possesso della formazione di casa. Keys, 9 secondi da giocare, dovrà forzare l'uno contro uno. Buon movimento con la finta, il passo e tiro già dall'altra parte a spingere in transizione. La palla per Tonello, due finte, poi decide di prendere il tiro da tre punti. Già dall'altra parte però Broni con il tiro da tre punti in transizione. Tanto la palla ricevuta e la penetrazione di Wojta che segna. Scarica fuori per Sandri, ancora per Marsha, liberissima per un tiro da tre punti che sbatte solo sul primo. Ferro però al rimbalzo offensivo, è catturato da Tognalini. A Pastore, Pastore di nuovo per Tognalini nel mezzo angolo per il tiro da due punti di Martina Sandri. San Martino per Keys, Keys per Tognalini che prende un tiro molto difficile buttandosi indietro con le mani protese del difensore che manda via le compagne. Si aspettano le uscite di Wojta che penetra e scarica molto bene per il tiro da due punti di Milic. Per Pastore, Pastore fuori nell'angolo per il tiro da tre punti di Adrien Webb. Larry Abbignente ha dato la palla nelle mani di Bonasia che prende il catch and shoot da tre punti senza pensarci due volte. Con Pastore in palleggio, adesso gioca l'uno contro uno, prende il palleggio, arresto e tiro dalla lunetta, 36-24, sempre doppia cifra di vantaggio per le Lupe. Bello qui il gioco per Jasmine Keys, aspetta il blocco di Milic, va fino in fondo, spreafico, però c'è la buona difesa di San Martino, il rimbalzo però offensivo da parte di Milic, la rimessa dal fondo, l'uscita per la ricezione di Adrien Webb che prende il palleggio, arresto e tiro da tre punti e realizza la tripla allo scadere del secondo quarto di gioco. Dalla difesa di Brani che è già dall'altra parte con un tiro da tre punti, catch and shoot di spreafico. Sono partite ai 100 all'ora le giocatrici della formazione ospite. Intanto Bonasia inzingarata in mezzo all'area, di nuovo uno scarico fuori per spreafico che segna da tre punti, subisce il fallo. Le uscite dai blocchi per la ricezione di spreafico, la finta di tiro da tre punti, poi riceve un'altra volta e realizza un'altra tripla, la terza. Il consegnato di nuovo con Pastore, si aspettano le uscite di Webb che riceve da tre punti, mette la palla a terra, poi palleggia, arresto e tiro dalla lunetta. La formazione di casa è riuscita a riportarsi in partita sulla doppia cifra di vantaggio che adesso col tiro di Diana Marshall, poi passaggi difficili sui raddoppi difensivi, comunque c'è intensità da parte di Broni che vuole recuperare qualche pallone. L'uscita nel mezzo angolo e la ricezione di Bonasia che penetra e scarica, capisce tutto Marshall che recupera palla, si invola in contropiede e va a appoggiare altri due punti al tabellone. Già dall'altra parte Bonasia chiude il palleggio, palla fuori per Wojta che prende il palleggio, arresto e tiro dal mezzo angolo e realizza. Palla per Tognalini, 2 secondi, la palla arriva fuori nelle mani di Adrien Webb. Palla nelle mani di Pastore, ci sono sempre i raddoppi difensivi da parte di Broni, il gran pallone da parte di Adrien Webb per Marshak. Però si conclude così a San Martino di Luperi la 18ª giornata di Serie A1 femminile.